Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico svapo. Oggi parleremo di una svapo pen di casa Vaporesso che per le sue caratteristiche risulta essere una sigaretta elettronica veramente veramente interessante. Ha una batteria da 1500 mAh, una pod da 5 ml, possibile utilizzare coil da 06 da 08, Corex, sistema anti-perd. Oggi andremo a scoprire insieme la Vaporesso Veco Go, quindi adesso non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina e noi ci vedremo fra 30 secondi esatti, sì, avete capito bene, 30 secondi esatti perché andremo a fare tutto in presa diretta. Vi aspetto. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. Arriva in questa semplice confezione in cartone e al suo interno troveremo manuale di istruzione in lingua inglese, la nostra Veco Go di casa Vaporesso. In sovrimpressione inserirò dimensioni e colori, pesa 60 grammi circa, arriva con questa pod da 5 ml, una pod che è tenuta in sede dai suoi magneti. Per andarla ad attivare basterà togliere questo adesivo in questo modo, così, e come vedete giù, aspettate che mi dispo dell'adesivo, come vedete giù vi dicevo c'è un tappino che, andiamo a posare questa, vi permetterà di andare a fare il refill da 5 ml. Nonostante io non ami i tappini, l'asola è abbastanza ampia. In più sotto è riportato anche l'indicazione della coil montata all'interno della pod, coil non sostituibile, quindi quando si inserirà la coil al suo interno dovrete andare a sostituire tutta la pod. È disponibile con coil da 06 da 08, in confezione arriva solo quella premontata. Ahimè, questa è una grande pecca perché io mi aspettavo che Vaporesso all'interno della confezione avesse inserito almeno due pod. Altra cosa che manca, ve lo dico subito, è il cavetto per la ricarica Type-C, perché all'interno della confezione lo trovate, quindi se andrete ad acquistare questa Vaporesso Veco Go, procuratevi un cavetto Type-C. Batteria interna, andiamo a tappare questa, andiamo a riposizionare questa in questo modo. Vi dicevo, batteria interna 1500 mAh, non sostituibile, ricarica Type-C 5V 2A, significa che si ricaricherà all'incirca in 45-50 minuti. Ma questo prodottino gode della funzione pass-through, vi faccio vedere che la presa Type-C andrà inserita qui. E questo vi permetterà di utilizzare questa Veco Go nel momento in cui la state ricaricando. Questo è un grosso plus. In più sul lato troviamo la scritta Veco Go e su questo lato troviamo questa asola che ci permetterà di andare a selezionare il tipo di tiro. Come si fa? La pod nel momento in cui la inseriamo facciamola ruotare fin quando non sentirete uno scatto, perché si andrà ad incastrare. Ruotandola in senso orario o antiorario andremo a stabilire se vogliamo un tiro MTL o un tiro da flavor ristretto, da flavor o più aperto, ma questa cosa andremo a vedere poi nei test. In più non è presente nessun tasto, quindi non è possibile né accenderla e né spegnerla. Adesso io vado a inserire subito un liquidino che mi è arrivato da poco della linea Estate Flavor. Ho fatto i liquidini nuovi buonissimi per chi piace la Coca-Cola, questo è Cola e Mango. Andremo a fare in seguito anche una recensione su questi nuovi liquidini, quindi andiamo a riempire la nostra pod dei suoi 5 ml. Lo facciamo in questo modo, lo faccio a favore di videocamera, vedete tutto molto pulito e molto semplice. La stessa Vaporesso consiglia di utilizzare liquidi 60-40. Io sto utilizzando liquido 60-40 come base di diluizione, ma vi consiglio, se fa parecchio caldo e se non siete parecchio compulsivi, azzardate anche un 70-30. La coil è montata al suo interno, così come tutte le nuove GTX di casa Vaporesso godono del sistema Corex, che vi permette un 50% di aroma in più, e in più, come su tutta la serie Lux, ha un sistema antiperdita. E vi devo dire che nei test che ho fatto in questi giorni, queste pod non perdono. Alla lunga trovate come sempre un po' di condensa, ma perdite qui non ne trovate. Andiamo a posizionarla sulla nostra pod in questo modo. Vado ad aprire sia il foro che l'asola, quindi dovrei avere in teoria un tiro abbastanza aperto. Aspetto dai 3 ai 5 minuti, oppure come faccio sempre,
perché vi ricordo l'inizializzazione è importante. Nel momento in cui avete la pod nuova e dovete utilizzarla, inserite il vostro liquidino e potete aspettare o dai 3 ai 5 minuti, oppure, come vi ho insegnato io, andate a fare dei tiri a vuoto fin quando non sentirete che la colli si sarà impregnata del liquido che avete inserito all'interno, in questo modo. Questa cola in mango è spettacolare. E andiamola a posizionare. Come vi dicevo, non c'è nessun tasto per accenderla o spegnerla. Si attiverà tutto in modalità automatico, quindi basterà tirare per inalare il vostro vapore. Asola tutta aperta. E questo è il tiro che ci regala questa Veco Go di casa Vaporesso. Ora qui il top dell'aroma lo avete dopo 2-3 ml, quindi rodate per benino le coil, ma vi dico che questo liquidino, in generale i fruttati su queste pod da 06, spaccano veramente, veramente buoni. Quindi avremo un flavor ristretto, oppure se andiamo a chiudere tutto, riusciremo a fare anche un MTL piacevole, non contrastato, non chiusissimo, ma veramente un piacevolissimo MTL. Quindi questo prodottino si può utilizzare benissimo sia in MTL aperto e sia come flavor ristretto. Si comporta bene. Batteria 1500 mAh, vi regala un'autonomia di 7.5 ml, significa che a piena carica riuscirete a consumare 7.5 ml di liquido, ossia una pod e mezzo, quindi anche una buona gestione della batteria interna. Signori, questo era un po' tutto. Io mi auguro che Vaporesso inserisca una seconda pod, magari quella da 08 all'interno della confezione, perché secondo me, essendo questo un prodotto entry level starter kit, io, come dico sempre, perché non è l'unica Vaporesso a fare di questi errori, ma anche le altre aziende, sì, posso capire, teniamo basso il prezzo dello starter kit, ma secondo me obbligatoria una seconda pod. Io sono Tato, questo è il canale di Unico Svapo. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa Vaporesso Veco Go. Noi come sempre ci leggiamo nei commenti, è un piacere farlo, è un piacere rispondervi. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ma come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Ciao ciao, alla prossima.